affermare che morreggia di voti. L'ultimo sondaggio nei confronti di Donald Trump, quello del Boston. Anche se la giraffa teoricamente dovrebbe stare al quarto posto, invece è al sesto posto, Logan è alta. Falsa. E dunque tutto da rifare. È stato più precauzionale che la mossa falsa. Si è girato, prova a inserirsi, la giraffa in mezzo tra le corna ci vede, ma la zona più caotica, sì, diciamo, ci mette le corna, mentre Pantera, Montone e Nicchio, le prime tre postazioni sono state fino a questo momento piuttosto tranquille. Sì, la Pantera sì, proprio tranquillissima. Ecco, si avvicina la curva, c'è la giraffa e Civetta che in questo momento un po' girata. Civetta riprende la posizione. È stato un palio europeo. Sandro. 5 cavalli scossi, 5 mi sembra del visto, fortunatamente la prima non era nemmeno vicino al Berrocchino, era molto meglio la prima che non ha, esatto, non ha c'era stato l'abbassamento dei campi. Comunque, Oca al primo San Martino, qui la stiamo rivedendo ancora. Sì, non era... il Montone ha avuto un'esitazione incredibile, non ho capito data da cosa. Passiamo alla seconda curva di San Martino e sono stati portati via velocissimamente. È un occhio di spazzatura in rovina che sta per ritirarsi dalla corsa. L'ho tirato fuori io e questo significa che avremo Kamala. Penso che sarà meglio. È così cattiva, è così patetica, è così fottutamente cattiva. Il popolo americano ha già visto Donald Trump toccare il fondo. È stata la risposta della campagna Biden-Harris, ma questa volta è riuscito a raggiungere il nuovo punto più basso. Per fermare che morreggia di voti, l'ultimo sondaggio nei confronti di Donald Trump, quello del Boston. La giraffa teoricamente doveva stare al quarto posto, invece è al sesto posto, Logan è alta, però insomma complessivamente essendo due pari mi sembrano abbastanza ordinate, no? Ora mossa falsa e dunque tutto da rifare, tutto da rifare. Alcune contrade sul canape, certo la lupa ha avuto un ingresso un po' anomalo, nel senso che non è entrata realmente lanciata e comunque l'abbassamento è stato più precauzionale che la mossa falsa. La posizione è praticamente perfetta. La mossa sta un po' maturando ora in questo ultimo frangente, però. Dentro il torno. Si lo fa che si è girato. La zona più caotica, sì, diciamo, ci mette le corna, mentre Pantera, Montone e Nicchio, le prime tre postazioni sono state fino a questo momento piuttosto tranquille. Sì, la Pantera proprio tranquillissima. Si avvicina la curva, c'è la giraffa e ci mette che sono un po' girata. Che viene in salto, è stato un palio europeo. Porto Alaba aveva vinto Brio, di là ha vinto l'onda e viva l'onda, però questa mossa non è dabile perché la lupa non era nemmeno vicino al Berrocchino, era molto meglio la prima che non ha, esatto, non ha c'era stato l'abbassamento dei campi. Comunque Oca al primo San Martino, qui la stiamo rivedendo ancora. Montone ha avuto un'esitazione incredibile, non ho capito data da cosa. E poi questo è l'arrivo, il terzo casato,
5 cavalli scossi, c'è 5 mi sembra aver visto, fortunatamente senza problemi al traguardo, a Battimani nella seconda curva di San Martino, e sono stati portati via velocissimamente. Fico ci ha montato tante volte, evidentemente la fiducia reciproca sbagliata. Dice è un mucchio di spazzatura in rovina che sta per ritirarsi dalla corsa, l'ho tirato fuori io e questo significa che avremo Kamala, penso che sarà meglio, è così cattiva, è così patetica, è così fottutamente cattiva. Il popolo americano ha già visto Donald Trump toccare il fondo, è stata la risposta della campagna Biden-Harris, ma questa volta è riuscito a raggiungere il nuovo punto più basso.